Ciao a tutti, mi chiamo Felicia e ho 18 anni. Voglio raccontarvi quello che mi è successo non molto tempo fa. È iniziato tutto in modo innocuo e divertente, ma alla fine ha cambiato la vita a ben 6 persone. Volete sapere quello che è successo? Allora iscrivetevi al canale e ascoltate la mia storia. Stavo frequentando un college prestigioso da circa un anno. Durante quel periodo ho stretto molte amicizie e mi sono avvicinata particolarmente a 5 persone. Courtney, la mia migliore amica, Rory, il ragazzo più figo della scuola, Martin, un ragazzo molto intelligente che era nel mio stesso gruppo di studio, Bree, la mia compagna di stanza, Derek, il mio ragazzo, che ho conosciuto il primo giorno di scuola. Siamo andati a molte feste e abbiamo trascorso molto tempo insieme. Io venivo da un'altra città e alla fine dell'anno scolastico tornavo a casa dei miei genitori per le vacanze. Non volevo abbandonare i miei amici, ma non potevo farci niente. I miei genitori sentivano la mia mancanza e volevano trascorrere del tempo con me sul loro yacht. Ho scritto a Derek per l'intera vacanza, promettendogli che presto ci saremmo rivisti. Alla fine, quando le vacanze sono finite, sono tornata al college. Non vedevo l'ora di vedere di nuovo i miei amici, ma soprattutto volevo abbracciare il mio ragazzo. Inoltre, avevamo appena raggiunto un importante traguardo, ci frequentavamo da un anno. Sapevo che Derek aveva preparato una sorpresa per me. Volevo sapere di cosa si trattasse. Così, una sera ho dato una festa nel nostro campus e ho invitato tutti i miei amici più stretti. Abbiamo comprato cibo e alcolici e ci siamo raccontati come avevamo trascorso l'estate. Dopo aver mangiato una pizza, ho proposto di giocare obbligo o verità. Volevo che Derek scegliesse verità e che mi svelasse la sorpresa che avevo organizzato per me. Volevamo divertirci un po'. Courtney ha iniziato. Ha scelto obbligo e le è stato chiesto di insultarmi per un minuto intero, anche se ero la sua migliore amica. Oh, le cose che ha detto su di me. Courtney stava dando del suo meglio e tutti stavano ridendo. Poi ha subito aggiunto: Felicia, non arrabbiarti, è solo un gioco. Le ho risposto che non era un problema, perché sapevo che la mia amica non avrebbe mai detto quelle cose seriamente. Poi è arrivato il mio turno e anche io ho scelto obbligo. Devi baciare Martin, ha detto allegramente Courtney. Oh no, io e lui eravamo amici. Ma avevo proposto io di giocare a quel gioco. Così mi sono avvicinata a Martin e l'ho baciato. Per un momento mi è sembrato che non gli dispiacesse, ma forse me lo ero solo immaginato. Martin, ora tocca a te. Obbligo o verità? Ho chiesto con tono di sfida. Sembrava un po' intimorito e alla fine ha scelto obbligo. Allora togliti i vestiti e corri per tutto il campus in costume. Ho riso. Martin ha iniziato a farsela sotto e mi ha chiesto di pensare ad un altro obbligo, ma non volevo dargli la possibilità di rifiutare. Tutti hanno insistito perché Martin facesse quello che gli era stato chiesto. Non aveva scelta e ha iniziato a spogliarsi. Era davvero divertente. Lo abbiamo guardato mentre correva per il campus e spaventava gli studenti. Stavo piangendo dal ridere. Bree era la prossima. Sembrava davvero spaventata e non sapeva cosa scegliere, ma alla fine ha scelto obbligo. Doveva andare all'ufficio amministrativo, bussare alla porta del rettore e scappare. Era rischioso, ma divertente. Bree è sgattaiolata nell'edificio e ha fatto ciò che doveva. L'abbiamo guardata da dietro l'angolo e a malapena ci siamo trattenuti dalle risate. Più giocavamo, più diventavamo coraggiosi. Quando è arrivato il turno di Rory, anche lui ha scelto obbligo. E con l'approvazione di tutti gli abbiamo chiesto di fare lo spogliarello. Oh, è stato pessimo. All'inizio è quasi caduto addosso a Courtney. Poi la sua maglietta si è impigliata e ha rovesciato un vaso. Alla fine è rimasto incastrato nei suoi pantaloni ed è caduto sul pavimento. Stavamo ridendo come pazzi. Quando è arrivato il turno del mio ragazzo, non ha esitato e ha scelto obbligo. Quindi ci ha chiesto di andarci piano con lui. Rory ci ha pensato un attimo e poi ha detto: ok, Fra, devi baciare Courtney. Mi sono sentita a disagio. Derek stava davvero per baciare la mia migliore amica davanti a me. Non sembrava preoccupato e si è subito avvicinato a lei. Si sono baciati ed ero pronta a fare una scenata. Ma poi mi sono ricordata che era solo un gioco e che avevo proposto io di giocarci. Dopo un po' è stato di nuovo il turno del mio ragazzo. Ha detto che non voleva dare spettacolo e quindi ha scelto verità. Era il mio momento. Gli ho chiesto immediatamente: Derek, che cosa hai organizzato per il nostro anniversario? All'improvviso mi ha guardata con aria sorpresa. Poi ci ha pensato e ha detto allegramente: non dovresti saperlo. Dovrebbe essere una sorpresa. Dopodiché ha tolto dalla tasca una piccola scatola e me l'ha data. Era proprio quello che pensavo che fosse. L'ho aperta e all'interno c'era un bellissimo anello. Auguri, amore mio. Grazie per quest'anno insieme, ha detto Derek con dolcezza. Ero così felice. Ho messo subito l'anello al dito e ho abbracciato Derek. Tutti i nostri amici ci hanno applaudito, tranne Martin.
ha ridacchiato e ha detto: Derek, non avevi detto che era per un'altra ragazza? Tutti lo hanno guardato sorpresi. Di che cosa stava parlando? Poi Martin mi ha detto qualcosa che non sapevo. Circa una settimana prima ha incontrato Derek al banco dei pegni. Martin ha immaginato perché Derek fosse lì, quindi è entrato e gli ha dato una pacca sulla spalla. In quel momento ha visto che il mio ragazzo stava infilando in tasca la scatola con all'interno l'anello. Sembrava spaventato. Martin gli ha chiesto se fosse per me, ma Derek ha risposto che l'anello era per un'altra ragazza e ha chiesto a Martin di non parlare a nessuno del loro incontro. Dopo aver ascoltato la storia, il mio ragazzo ha riso e ha detto che era solo uno scherzo. Ad ogni modo mi sentivo ancora a disagio. Mi sembrava che mi stesse nascondendo qualcosa. Va bene, Martin. Ora tocca a te. Obbligo o verità? Ha chiesto Derek. Martin ha scelto verità e il mio ragazzo gli ha chiesto: cosa provi per Felicia? Martin è arrossito e ha abbassato lo sguardo. Dopo averci pensato un attimo, mi ha guardato e ha detto: sono innamorato di lei. L'amo da molto tempo. Per me è stato uno shock. Mi vergognavo, ma Derek ha riso e ha detto: lo sapevo. Un po' di tempo fa ho notato quanto ti stavi struggendo per la mia ragazza. E poi ha raccontato un'altra storia. Un giorno il nostro college aveva ospitato una competizione sportiva. Una volta terminata ero andata a cambiarmi e Derek mi stava aspettando. Siccome ci stavo mettendo molto, ha deciso di venire da me per dirmi di sbrigarmi. Immaginate la sua sorpresa quando ha visto che Martin mi stava spiando nello spogliatoio. Abbiamo guardato Martin con un sussulto. Improvvisamente si è arrabbiato e ha detto: l'amo davvero e odio come la tratti. Di che cosa stava parlando Martin? Si è rivolta a Brie e le ha chiesto: Brie, obbligo o verità? La mia compagna di stanza sembrava spaventata e ha scelto obbligo. Martin ha sorriso e ha detto: dici quello che mi hai detto su Carney. Ho guardato la mia migliore amica. Il suo sguardo allarmato passava da me a Derek. Mi sentivo di nuovo a disagio. Il gioco non sembrava più così divertente e quello che stava accadendo mi spaventava sempre di più. Brie ha iniziato a rimproverare Martin. Lei gli aveva confessato un segreto e ora voleva che lo dicesse a tutti. Ma Martin ha risposto bruscamente che se Brie non avesse voluto parlare, avrebbe parlato lui. Quindi Brie non ha più esitato. Ha detto che quest'estate era andata in biblioteca e aveva visto qualcuno di familiare dietro agli alberi. Era Carney che stava baciando un ragazzo. Brie non era riuscita a riconoscerlo perché era di spalle, ma alla fine il ragazzo si era girato. Era Derek. Non poteva essere vero. Tutti mi hanno guardata con compassione. Non riuscivo a credere a quello che stava accadendo. Sembrava uno stupido scherzo. Ho guardato il mio ragazzo. Ha detto che era una bugia con un sorriso incerto. Non era successo niente. Ma Carney non riusciva a sopportarlo ed è esplosa. Tu stai dicendo una bugia, Derek. Quando glielo dirai? Mi avevi promesso che glielo avresti detto. Ho sentito il mondo crollarmi addosso. Non stava accadendo per davvero. Non volevo crederci. Ma Carney stava dicendo la verità. Ho scoperto che lei stava uscendo di nascosto con il mio ragazzo da 6 mesi. Lui le aveva promesso che mi avrebbe lasciata il giorno del nostro anniversario e che le avrebbe regalato un anello come simbolo del suo amore. Sì, esatto. Quell'anello era per lei. Ma Derek si era spaventato e lo aveva dato a me. Non ascoltarla, Felicia! Ha urlato Derek, ansioso. Ma Carney non smetteva più di parlare. Ha detto che se non le credevo potevo chiedere a Rory. Lui sapeva come stavano le cose. Si è girata verso di lui e ha detto: dai, Rory, obbligo o verità? Rory ha detto che non era più divertente e che era arrivato il momento di concludere quello stupido gioco. Derek ha provato ad abbracciarmi, ma l'ho spinto via. Avevo gli occhi pieni di lacrime. Solo allora ho realizzato che era tutto vero e che il mio ragazzo mi stava tradendo. Ho pregato Rory di dirmi la verità. Sì, diccelo! Che consiglio hai dato a Derek riguardo a Felicia? Ha aggiunto con rabbia Carney. Rory ha capito che non lo avremmo lasciato in pace e con aria colpevole ci ha raccontato tutto. Un anno prima, appena iniziato il college, lui e Derek si erano messi alla ricerca di 2 ragazze tra le matricole. Rory aveva scoperto che la mia famiglia era molto ricca, quindi aveva consigliato a Derek di uscire con me solo per i miei soldi. E Derek gli aveva dato retta. L'ho ascoltato e stavo perdendo le staffe. Non mi aspettavo un simile tradimento da qualcuno con cui stavo progettando il mio futuro. Mi sono rivolta a Derek e ho detto: tocca a te, Derek. Obbligo o verità? Ha abbassato gli occhi e ha scelto obbligo. Ho guardato l'anello che avevo al dito e gliel'ho lanciato addosso. Va al diavolo e non farti più vedere! Il nostro gruppo di amici si è diviso e da quel giorno abbiamo chiuso i rapporti. Volevo solo conoscere un piccolo segreto del mio ragazzo, ma al posto di quello ho scoperto un tradimento. Il gioco mi ha insegnato che i miei amici erano tutti dei bugiardi.
Secondo voi riuscirò a fidarmi di nuovo dei ragazzi? Scrivetelo nei commenti.